Ciao, sono Katia De Monte, speaker e giornalista. E questo è Ricomincio da 3, il nuovo podcast di Macro Librarsi, il negozio etico online più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e delle persone. Ti leggerò 3 pagine al giorno tratte dai 30 libri più belli che hanno cambiato la vita di migliaia di persone per aiutarti a diventare la versione migliore di te. Il libro che abbiamo scelto oggi per te si intitola Wabi Sabi, la bellezza della vita imperfetta, di Selene Calloni-Williams, una scrittrice di successo. I suoi libri sono stati tradotti e pubblicati in diversi paesi del mondo e hanno fortemente contribuito alla diffusione della psicologia immaginale e alla conoscenza del fenomeno sciamanico. Ha insegnato in diversi atenei e tiene regolarmente conferenze in diverse lingue. Oggi sarà proprio lei, una delle autrici più lette e amate da tutti noi, a leggerci 3 pagine tratte dal suo libro Wabi Sabi, la bellezza della vita imperfetta. Ma voi vi chiederete, che cosa significa Wabi Sabi? Beh, Wabi Sabi è innanzitutto un concetto giapponese, una nuova visione della realtà che permette di essere a proprio agio in qualsiasi situazione, anche di fronte all'incertezza e al cambiamento, una sorta di stile di vita che ci aiuta a essere più coraggiosi e felici e anche a raggiungere gli obiettivi più importanti. Tra l'altro, nelle parole di questo libro c'è molto di più del racconto di un viaggio in Giappone. È un vero e proprio percorso di rituali e di pratiche affascinanti per trasformare la nostra vita in un'esistenza all'insegna della ricerca della bellezza e della felicità. Ma ora lasciamo la parola a Selene. Mi inginocchiai sul tatami e da lì la mia prospettiva cambiò. La luce nella stanza si fece arancione, più calda. Scoprii alla base del rametto di orchidee appassite un bocciolo e notai che le due tazze predisposte per la cerimonia erano state riparate con l'oro fuso. La tecnica di riparare oggetti crepati o frantumati con oro o argento fuso è chiamata kintsugi o kintsukuroi. In giapponese la parola kintsugi significa letteralmente riparare con l'oro. In genere si utilizza per impreziosire le ceramiche dopo che si sono rotte, mentre era la prima volta che la vedevo applicata alla terracotta. Il contrasto tra la povertà del materiale con cui le tazze erano state prodotte e la preziosità dell'oro con il quale erano state aggiustate era straordinario. L'intreccio delle linee dorate, sottilissime, che correvano lungo la tazza, seguendo la casualità con la quale la terracotta si era frantumata, disegnava una ragnatela di una bellezza unica. E nonostante la preziosità dei loro ricami, le tazze erano ugualmente sbeccate, leggermente rovinate, un po' riparate e un po' no. La leggenda vuole che uno shogun del XV secolo, Ashikaga Yoshimasa, fosse rimasto molto deluso dal lavoro di riparazione dei suoi pezzi in ceramica più preziosi, al punto da chiedere a un artigiano giapponese di trovare una soluzione gratificante da un punto di vista estetico. L'arte del kintsugi sarebbe nata come risposta a questa richiesta. Il kintsugi è una metafora da applicare alla vita. Quando ci guardiamo alle spalle e ci sembra di aver commesso errori, perso opportunità, preso strade sbagliate, dovremmo essere capaci di mettere insieme le parti della nostra storia con l'oro, trasformando i nostri errori da fratture o crepe, dalle quali versiamo fuori e disperdiamo potere, in elementi che ci impreziosiscono. Ho molti esempi che potrei raccontare di come le persone possono riuscire a fare delle loro ferite delle vere e proprie fioriture. Una mia cliente, Marina, aveva 2 bellissimi figli, eppure continuava a ripensare a un aborto spontaneo che aveva subito in gioventù.
al punto da fare di questo evento del passato la fonte di una persistente depressione. Le feci notare come lei fosse, in verità, madre, sia al di qua sia al di là della grande soglia, nel visibile e nell'invisibile. Un aborto si può anche non considerare come un figlio perso, ma come un figlio nell'ombra, nel mondo invisibile. E può essere un elemento che ci aiuta a unire le due dimensioni, a essere viaggiatori dei due mondi, anziché vittime di una perdita. Questo si dice riparare con loro una frattura. Grazie mille a Selene Calloni Williams per essere stata con noi e soprattutto per averci letto personalmente le pagine estratte dal suo libro. Queste parole per noi diventano dei veri e propri consigli, capaci di penetrare negli strati più profondi della nostra pelle, e anche se non riusciamo subito magari a vedere come riparare con l'oro le nostre ferite, la cosa importante credo sia rimanere fermi nel proposito di diventarne capaci. Quindi ci sono abilità magari che sono più simili a doni che a conquiste e vanno continuamente richieste all'universo, ma l'atto stesso di chiedere ci aiuta a mantenere vigile la consapevolezza su quello che è importante per noi, perché rinforza l'umiltà, la fede, la resilienza, tutte qualità wabi-sabi di indubbia importanza. Quindi se riusciamo a vedere la bellezza dei momenti insignificanti, allora possiamo chiamare a noi veramente delle grandissime cose, e il cuore di wabi-sabi batte forte per le cose talmente piccole da poterle vedere solo quando chiudiamo gli occhi. Quindi quando delle cose piccolissime o di poco conto che nemmeno riusciremo a tenere a mente ci suscitano magari un moto di gratitudine per la loro stessa esistenza, allora abbiamo conquistato un cuore wabi-sabi e possediamo la serena tranquillità, e quindi possiamo veramente fare i più grandi cambiamenti. Le piccole cose, diciamo, ci conservano nella grande immagine della vita, in cui questa producono un'immensa bellezza, perciò dobbiamo essere grandi nelle piccole cose. Beh, chi ha letto il libro Wabi Sabi, la bellezza della vita imperfetta di Selene Calloni Williams, ci conferma tutto questo con la propria recensione, come ad esempio Patrizia che dice: appena arrivato l'ho aperto subito, non ho potuto resistere, ho cominciato a leggerlo, sto imparando ad amare le mie imperfezioni che sono davvero tante e meravigliose. È vero, questo libro è in grado di fare magie. E poi Viola: una bellissima finestra sul mondo orientale e la filosofia del non attaccamento, si presta ad essere portato con sé in qualunque occasione e luogo, utilissimi anche gli esercizi. E poi in ultimo Mestroni: un libro autentico, mi sta aiutando molto nella ricerca dell'equilibrio con la natura. Sento che parla al mio cuore. E nel salutarti voglio ricordarti che per tutto il mese di settembre c'è anche lo sconto del 15% sui libri del catalogo Macrolibrarsi, il negozio online etico più grande d'Italia per il benessere green, la salute della terra e delle persone, alimentazione, libreria, erboristeria, eco bio shop e tanto altro. Scegli anche tu l'alternativa naturale. Infine, per seguire ogni giorno il nostro podcast Ricomincio da 3 e scoprire i 30 libri del cambiamento scelti per te, il link è questo: macrogo.to/podcast. Noi ci sentiamo domani ancora una volta per scegliere la versione migliore di te.